c'era il Nerone. E io, mio padre mi ci portava, che essendo direttore di giornale era, c'era la possibilità di entrare al Comunale, dove c'era un vecchietto che dirigeva l'orchestra, che poi io seppi che questo vecchietto era una persona celebre, diventato celebre adesso, anche perché, naturalmente, perché era Toscanini. E quindi mi ricordo questo teatro, tra l'altro era, ci andavo quando facevano le prove, e la cosa mi affascinava, questo grande teatro oscuro con la col bocca scena, con i pecco dentro, tutti provavano questo Nerone che era pieno di masse, di movimenti, eccetera. E c'era questo vecchiettino. Io dico vecchiettino perché allora era un vecchiettino per me. Non credo fosse tanto vecchio, cioè aveva almeno 40 anni meno di quello che io ho adesso. Quindi, però era un vecchiettino. Mi affascinava intanto questo qui che dominava questa orchestra sotto di lui e tutta questa massa che era davanti, con questi gesti, eccetera. Ma poi, quindi il suo voler essere regista già inconsapevolmente forse, sì, si formava. Forse sì. E anche l'amore per la messa in scena, per la musica. Io ho fatto diretto anche delle opere, fra l'altro. Però la cosa che mi è rimasta impressa è che questo omettino, magro, secco, un po' così, di brevi parole, secche, sempre un po' secche, col tenore, che era un certo Pertile, me lo ricordo ancora, perché era rimasto famoso. Intanto questa opera di Boito fu un disastro, male, non è stata mai ripetuta, pochissimo. Ma mi ricordo che era terribile questo direttore d'orchestra, perciò poi a faccia dicevo, guarda un po' questo che... E terribile nel senso di duro? Durissimo, sì. Soprattutto verso i cantanti, gli attori, verso l'orchestra meno. Era sempre secco, molto breve, molto pertinente, poche parole ma molto asciutte, ma con i cantanti e con questo Pertile, poveraccio, me lo ricordo ancora, gli gridava delle cose orrende, gli gridava smettila, cosa fai, con che... canti come un maiale sgozzato, ma, insomma, con una cosa tremenda che gridava, e lui era lì, questo qui che per me era importante perché faceva Nerone, e quindi umilmente accettava questi insulti, questi rimproveri, senza protestare. La cosa mi rimase impressa come rapporti, che ne so, non lo so io come mai.